Dopo aver sconfitto lo Spriggan, il gruppo continua a proseguire. Arriva in una biblioteca, incontrando una stregona che poco ha a che fare con queste guardie. Decidono quindi di tramortirle e andare avanti. La loro strada verso quella che può essere la conclusione di questo enorme capitolo sta arrivando. Adesso che cosa volete fare? Apriamo le ultime porte. Questa qui. Sì. Tanto questa qui ormai è KO, bro. Quindi... Ok. Allora, vi trovate. Io mi sto irritando perché sto colpendo poche cose, quindi se per il master va bene aprirei la porta da là, da dove sono, con un bel Vuoi fare ancora altro tasto tutto... casino, tanto ormai? Povero. Abbiamo tirato giù una parete, ormai penso l'effetto sorpresa quantomeno su questo piano sia andato. Per fare cronologicamente, ho tirato un folletto, ho fatto un rumore, ho sfondato il timpani di una persona, ho fatto abbastanza rumore. Allora, io spero che quella tipa non si svegli mai. Scusami, che dove? C'è qui. Vedi, altre stanze, sì. Altre stanze. Che ganava tre Oscar. Ok. Andiamo sulla prima. Non so, boh, io... Sto andando puntato a... Sì, voler okay. Vedere cosa c'è in tutto. Allora, entri. Oh, una e vedendo... un pochino quello che c'è in giro in questa stanza, capisci che questa è una stanza degli ospiti utilizzata dal bardo errante che è scappato prima. Il famoso bardo azzurro, quello che appena ha visto la scena di afferrare un folletto Sì. lanciato in faccia, ha detto: beh, meglio che me ne vado qua prima che finisce male. E basta. Prima che ho un folletto mi trovo qualcosa altro in faccia. Quindi ci sono semplicemente tutti i suoi. C'è un cambio di vestiti di Mierul. Poi non c'è altro. Vabbè, proviamo così. Madonna. Vabbè, vediamo quindi l'altra stanza. Lì c'è solamente il cambio di vestiti. Quindi vedete qui. Sì. Questa. Ok, grande. Allora, mentre ti avvicini e vai per aprire la porta, senti una voce che grida e chiede aiuto. Questa voce, Ada e Turion la riconoscono abbastanza in fretta. E dalla stanza vedono uscire Lady Argentea. Madonna. Appunto. Non Appunto, tiratemi di intuizione. È una finta. Io più che intuizione vado tipo così sense motive in questo momento. Sì. Appunto, intuizione. È la stessa cosa. Di cazzo. No. Intuizione. No, sense motive è intuizione. Sense motive. Sense motive, c'è. Cioè. Appunto. Sì, no, dico... Io gli ho detto prima la stessa cosa, mi ha detto... Non ho capito chi mi ha risposto. Probabile. Vabbè, ma che... Comunque, allora... Turion... No, crede che sia la vera Lady Argentea. Thorin... pure crede sia la stessa Lady Argentea. Oh. Ada... E Lily invece la guardano per dire: ma va, va. Ma che ti credi di essere? Cioè, sta qua. Cosa vuoi? Quindi ci siamo io e Turion che facciamo. Sì, e Ada e Lily. Ma mi prendi per il culo?
momento in cui Sei serio? l'reagente vede la situazione, si butta al collo di Ada. Ah, ok. Ma magari. La Oddio. limona dura. Oddio, in realtà sarebbe abbastanza schifosa la situazione. Ho sentito Personale un bacio ok. stranissimo di chi. Oh, colpisce. Affondo. E mi attacca con gli artigli. Mentre le sue mani diventano grigiastre e va con gli artigli. Sono un Ada proprio. Prende i danni come fossero acqua fresca. Questa si trova Minchia. sempre artigliata in faccia. Cioè, come spiegare il gioco Giorgio a una persona? Subisci danni, fine. Quindi tira l'iniziativa. Dai, per favore. Si spera sempre in un numero positivo. Grazie. Sì. Ok, Si vede il mio lancio stavolta. Ah, meno male. finalmente. adesso lo sgorbietto. Perché lo chiamo sgorbietto perché tanto è brutto. Attacca per ultimo. È un doppelganger, è brutto, senza Poverino. faccia, senza naso. Non è che ci sia un bel aspetto. Voi vedete questa scena che si trasforma di argenti a. Diventa questa creatura strana, senza un effettivo volto, senza una fisionomia umana, però con addosso dei vestiti umani. Può prendere i Allora, critici. prima ad attaccare è Lily. E renderà. Aspetta, che tipo di creature sono i. Così. Natura? Ah, ok. Ah Allora no, sì, tirami natura, conoscenza immunità natura. allo Che stroke. di natura non è che c'hanno tantissimo. Ok. Mica. Allora, 17. riconosci la creatura, un doppelganger. La sua capacità è quella di trasformarsi nelle altre persone. Sono creature metodiche che studiano bene una persona prima di trasformarsi in lei. E sai che sono Ripieni. comunque molto forti, ma gracili. Quindi arma diventa anatema per le creature mostruose e i meno, ma tanto sto dire perché ho anche il talento di teamwork che si applica. Così per la presa con 20. Sì, l'hai presa. Sette. 7, 8, 9, 12 più 3 di 6. 24. 24 danni. L'inquisitore su queste cose era interessante, me l'ho fatto tutta una build mia per un inquisitore su, tra l'altro, i dadi giù. La campagna è morta No, qui quelle cose sono le cose più alla brutte che possono prima. Ah, che succedere. sfortuna. Allora, comunque. Perché non sai cosa abbandonare una campagna Allora, nel quando momento è in cui giusto. viene colpito dalla tua sciabola, capisci di essere fregato e scappa. Con tutta la sua velocità possibile. Torna qui, infame. Mentre la vedete che sta scappando proprio. Tra l'altro era invisibile, quindi neanche applicava la destrezza. Quindi che Vabbè. fatto? Volete inseguire? Proprio. Lui è Credo andato che di abbia qua. imparato la lezione. Noi abbiamo visto un po' com'è la cosa, quindi quasi Non ho capito. tenterei Il di problema. tagliare. No, la cosa è. Io tenterei. Allora, la cosa sarebbe 3. Qui dovrei girare attorno a sta cosa.
Questo. Da qui. Oppure. Io non so capire cosa vuoi fare, però, Non lo eh. so. No, stavo capendo per inseguirlo se anziché corrergli solo dietro c'era un modo migliore. Se, come vedi, se comincio a correre, Ada la raggiungo subito. No, comunque non ce la arriviamo anche perché poi io ho E Ada ne ha neanche 9 9 invece. metri, Può mentre correre lui ha 6. benissimo. Ci arriva 18, 18 metri, arriva qua praticamente. Arriva qua. Quindi può, e può correre ancora. Eh sì, no, con l'azione. Prendendo il turno invece per scattare. Vabbè, ci avrei anch'io 20. Ci avrei tipo Sì, ma Ada 24. Comunque non può fare muoio una su cosa ancora più Ada. ignorante. Proprio la insegue proprio e la prende. E la placca. Non è Eh sì, ma la tranquilla, tigre la sbrana, io cioè. utilizzando tutto il turno d'accordo. Ah, basta dire Oddio, il 24. aspetta. Master, una domanda. Quando uno fa l'azione scattare era Il tri. Non triplo era il o il doppio, basta. quadruplo Comunque del si muove velocità movimento? massima. No, 3 volte la velocità massima. È come correre. Correre è 2 volte. Correre per Ecco, 4, sì. corre, Adesso no, corre per 4. è senza 4 e armatura, 3 quindi sei figlio se l'armatura. faccio correre per 4. Allora io ho 18 metri se corro, quindi gli Vabbè, posso tanto il arrivare turno è qua. di Ada, che è appunto lo passa a correre la placca. Lo va a placcare Sì, sto sì. bestio. Sto bestio brutto. Sempre CMB per bloccare, per entrare in tutto. Non è No, brutto, non è sono incompreso. brutto, è incompreso. Aspetta. Però la cosa più Sì, figa che tranquillo, posso tanto Ada fare è solo comunque in l'ha raggiunto. 18 metri L'ha arrivare raggiunto e qui. placcato. E l'ha afferrata. Ok, Io nel mio turno invece faccio l'altro giro. quindi tu fai l'altro, il giro dall'altra parte? Ok. E dovrei arrivare tipo qua. Considerando che c'è pure Dada. il varco aperto da essenzialmente sto lì pronto che se arriva parte la sassata. Non posso preparare l'azione, però. Ok. Tu, Rion, cosa Il fai? senso è quello. Io? Niente, Perché? passo il turno. Perché non posso fare niente. Se Non corro mi faccio metà strada e già muoio con due enfisemi polmonari. Ok, quindi tu rimani a guardare, tipo, ma che cosa cazzo è successo? Ma perché sei scappato? Cosa? Ah! Comunque lui prova a fare Sì. fa una prova di artista della fuga. Per poter fuggire. Non sarà così fortunato. Infatti. Ehi, dove scappi? Guarda che ti faccio fare la fine di quel muro, o di quello Spriggan, che è Lo peggio. sfondi. Quale dei tanti? O di quel folletto. O della Qua, mandragora. ho dell'elementale dell'acqua. O Ah no, secondo me è meglio quello del troll. del troll, di tanti dell'altro troll. Vabbè. Insomma, Ada fa male, l'abbiamo capito. Allora, comunque allora, io ho afferrato lei, quindi si ricomincia il giro. Lily, perché lei non può scappare. Lì Tu. dice, vai a prenderla. E non lo Ok. sto dicendo la tigre, ovviamente. Che però credo Sì, che sia ovviamente segue scappata, Ada. quindi. E sta là e aspetta. Ok, semplicemente di andare lì, però siccome è già presa.
Guarda, tra l'altro ci arrivo Ok. anch'io, con poco movimento, con tutto il movimento. Vabbè, e Ada fa una prova di spezzare. Collo. Ehi, Jimmy, smetti di spezzare le teste. Che cosa? Jimmy! Spezza la testa anche a questa. Un'altra testa svitata. Sì, Ecco. io la No, stappo. questa Sì, la faccio stappi, pure il questa tiro la giusto stappi. per... Vabbè, la taglio di netto con una manata. Tutto posso infliggere anche danno tagliente. Una Una cinquina. testa che parte, come dici? Sciabolata. Lo champagne. Buon anno. Ok. Allora, è una volta uccisa. Sì, pressoché è quello che voglio Morta. dire. Comunque, voleva andare di qua. Ada dice: beh, ragazzi, scopriamo dove voleva andare. Dai, vediamo perché voleva andare. Andiamo a prendere calcio in culo chiunque Andiamo. altro. Intanto, tu non ancora dall'altra parte. Sì, tu del tipo: beh, se sono andati tutti. Teletrasporto. Passi davanti alla tiva che sta così, stesa sul tavolo con il biscotto sulla pancia e continua a camminare. Passi in mezzo al pestilo di Mandragora, continui, arrivi da noi. Salve, tutto a posto? Vedi comunque dall'altra Sì, parte che abbiamo salve. stappato la bottiglia. Due bottiglie ormai. Stiamo facendo il Allora, e brindisi. dopo un minuto vi teletrasportate in quest'area qui. Siete arrivati al terzo piano di questa enorme torre. Aspetta che la rendo tutta visibile. No, sono corvi. Grazie, sono piccioni quelli. Questa cosa, dai. Minchia, let me in al contrario, per favore. Let me in al contrario, fatemi Sì. uscire. Che è quel coso? Ho capito, let me in al contrario. Io Allora. ti giuro veramente. Che uso legame divino e rendo la mia arma. Allora, Esplosione voi di fiamme, vedete, per favore, prendi questi tre sbrigatevi. pali di legno alti 3 metri e mezzo, 4 metri, su cui c'è questo filo di ferro su cui si poggia un intero sciame di corvi. E vedete una creatura che non sembra essere di queste parti. E vedete che sta dando del mangiare Una grappa. sta dando del mangiare ai corvi. Dai, queste creature immigrano. Sapete che cos'è? Ti Chi può esplodono mitili l'arma. conoscenze planari? Planari. Conoscenze? Dici. Ok, tutto ciò che sai è semplicemente che anche lei fa parte della razza dei mezzi geni. Hanno tuo parente. Mezzo genio? Dove? Ah, un altro mezzo genio, ok. Vabbè, Ada si avvicina in maniera Eh? da non allertare i corvi, quindi piano piano, e prova a parlare con lei più o meno in tutte le lingue che non siano il comune. Quindi prova di nuovo con l'acqua, visto che l'elementare dell'acqua con l'elementare dell'acqua ha funzionato. E non funziona. Quindi decidi di provarne un'altra. Che non conosce benissimo. Eh? Io ho il Tervan se No. serve. Tra le lingue selvatiche. Ada non riesce a parlarle. Lei, cioè, Più selvatiche. riconosce la lingua lei, però Ada non la riesce a parlare benissimo, visto che è una delle lingue che non ha mai praticato.
Vabbè, tu diplomazia ti tenete in comune, Ci vai. provo io. Io faccio il diplomazia in comune qualsiasi lingua al mondo. Eppure draconico fra 2 mesi. Io se serve ho comune scaldo No, non serve. angolo tel danne gigante. Ok. Cioè, con un 27 Allora, basta, ti chiede basta. come mai siete qui in questa torre e che cosa volete da noi? Cosa volete da loro e perché state facendo una strage dovunque passate? Mi annoiavo. Non c'è nessun corpo che Basta. attesti una strage. Non è un fuoco d'artificio? Vabbè, parete che comunque vi chiede perché siete qui, che cosa volete? Dovrebbe rispondere Tullio. Siamo qui. Vabbè, ho fatto il dato per Siamo qui tutti. in gita, bella gita. Qui in gita. Stavo provando i Vabbè, fuochi ma se riesco d'artificio. comunque Ma Duran, qui in gita di chiedi un... piacere. Minchia. Comunque Non è colpa nostra se quando Duran, scendete puoi fare dalla una scala domanda. siamo. Puoi chiederle... Però non mi viene Del niente tipo, in vattene. Scegli, te ne vai o... mente. vai o via o Oddio. muori. Detto in maniera molto diplomatica, però. Sì, Terzo. voi molto di problemi, che piano siamo? Almeno si dà una scelta. Vabbè, quindi cioè, la domanda è quella. Ok. Si risponde che siete nell'Aia, sul Sì. terzo piano. Questa è una zona che è accessibile a poche persone. E infatti è Tra cui curioso il noi. fatto che come abbiate fatto Perché ad un doppiaggio. attraversare il portale. Dovreste conoscere tutte le password, tutte le parole d'ordine per poter arrivare lì qui. Non è che coincidenza. Guarda un po', eh. E vi chiede di andare via e non disturbare i corvi. Perché già ne manca uno all'appello. Sta, ma ancora non è morto. Possiamo andare Da via quale? passando da quella stanza? Questa stanza. Ti risponde che quella è la sua stanza, quindi non dovresti entrarci. Ok, Lascia allora i semi è forse in questa stanza il portale? per i corvi. La strada a senso unico. Dovete tornare indietro. Ma lo stiamo facendo impazzire. Ok. E E se fosse comunque non è che solo arriverà più qualcun incantato? altro qui. Tiro di... Oddio, che cazzo... Ma lei per come mai è qui? Qualcuno No, glielo chiede lo se capisce il non comune. capisce la lingua comune. Lei Lei è qua da qui sola. perché ha avuto un patto con Radosek, il guardiano di questa torre, cioè chi abita in questa torre, con la strega bianca Nazena, che è la maestra di chi abita adesso qui. Quindi è deciso che nonostante lei non sia in grado di resistere al freddo, comunque tiene sotto controllo i corvi. I corvi sono famiglie delle streghe, quindi lei utilizza il suo sciame di corvi per nascondere quelli delle streghe. In questo modo è più difficile trovarli e abbatterli. E si possono portare più informazioni. Ok, vediamo Tornare in più come si indietro. fa a salire al prossimo piano. Noi Sì, utilizziamo quel il modo per portale tra le andare su, statue. però vi consiglio comunque di andarvene. Rifiuto se Rifiuto più l'offerta d'accordo, mi e vado raccomando. avanti. Tipo la terza volta prendo il martello e faccio festa. Se
faccio party hard. Vabbè, quindi che vogliamo fare? Andiamo dall'altra parte allora. Ok. Ok. C'è dei corvi con furore. Ok, quindi. Allora, fermi un I attimo che mi corvi che sposto si in spostano massa. magicamente. Ok. Va bene, No. tutti fum. Ora ci sposterei Esatto. in massa perché dobbiamo andarcene da Lea. Iniziamo all'estate, mi raccomando. Direi di Cosa? provare questo. Vabbè, dobbiamo andare in quella principale Allora, nel dove c'è momento in un cui entrate tappetino qui, rosso. anche qui dite la parola d'ordine e vi si libera. Vi vedete di fronte a voi un'enorme sala circolare con al centro quello che è per terra. Vedete un cerchio magico e sopra questo cerchio magico vedete una sfera con quelli che sembrano tipo dei fari. Ok, dei fari di segnalazione, vedete queste punte uscire fuori dalla. Vedete uscire da questa sfera. Le punte uscire da quella sfera, ok. Ok. Ok, e dall'altra parte vedete un vecchio barbuto. È una capra. Ok. Ok. Allora, nel momento in cui vedete questa scena, lui va verso questa zona qui. E lo vedete buttare delle cose all'interno di un calderone. Da questo calderone fuoriescono escono quattro lupi. Ok. Vi attaccano. Sì, un attimo. Quattro lupi. Ormai Sentite lui nessuno si fida con ridere. questi Oh, ho sbagliato zona, ok. Sentite lui ridere malvagiamente. Ti vedi il nanno già con le palle piene, tipo, Lo vedete ridere pronto. sguaiatamente e vi dice che non uscirete mai vivi da questo posto. Rimarrete bloccati qui. Anche tu non uscirai vivo, lo sai. Sì, Vedete certo. che anche la capra si gira verso di voi. E anche la capra sembra ridervi con il suo verso. Stiamo facendo per Wow, curare la quella renna macaca. parla! A parte sta battutaccia, come al solito. Vabbè. Ok, allora, tirate iniziativa. Noi la ignoriamo, andiamo avanti.